La pecora nera è la storia di Nicola e Nicola è matto. Nicola è matto perché non c'ha speranze, non c'ha speranza di essere qualche altra cosa se non matto. E quando una persona finisce in ospedale con una gamba rotta, in un ospedale, anche se non è un ospedale psichiatrico, un manicomio, in quell'ospedale diventa esclusivamente un osso rotto, non è più un gelataio, un idraulico, uno che tiene per la Roma, per la Lazio, per la Juve, per Milan, non è più una persona che mangia o non mangia, che è grasso e magra. Quando c'è una gamba rotta finisci in ospedale e diventi esclusivamente un osso rotto. Poi per fortuna esci dall'ospedale e quindi torni ad essere anche tutte le altre cose. E invece, visto che dal manicomio in linea di massima non si esce, non si usciva prima della legge 180 e non si esce ancora oggi, che manicomi ci stanno, insomma, non ce ne stanno pochi, oltre gli ospedali psichiatrici giudiziari ci stanno le cliniche, gli SPDC, insomma, ce ne stanno assai ancora. Ecco, nel manicomio, anche se sei un idraulico, se sei un falegname, un tifoso, uno che mangia o non mangia il gelato, uno che è in grasso o dimagrisce, ecco, nel manicomio sei esclusivamente una parte del tuo comportamento. Tu vorresti non essere solamente matto, ma alla fine sei soltanto matto. Perciò la mancanza di speranza del personaggio di Nicola è proprio non aver speranza di essere altro se non il proprio disagio. E poi chiaramente nel corso del film, nel corso di tutta la storia, il tentativo è di uscire fuori da questo disagio. E quindi è come se cercasse attraverso gli altri personaggi veri o finti, insomma, che incontra nel corso del film o che l'accompagnano, e cerca in qualche maniera di tirarsi fuori da questa sua condizione. È un film complesso, diciamo, e non è un film, diciamo, che è un'alternativa a una pizza e una birra, è un film, come dico io, in salita, insomma, però è una salita che possono fare tutti.